TG Tour, canale 5 Stelle Sardegna 11 del Digitale Terrestre, caro professor Pini, benvenuto anche questa volta, si chiude la settimana sì, come sempre. Sì, 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 benvenuti, benvenuti a tutti voi che siete veramente fedeli. Ma fantastico, fra poco raddoppieremo la posta perché va di nuovo in onda la rassegna stampa, sì, come abbiamo già anticipato, ma soprattutto l'apertura del nostro web space, chiamiamolo così, il nostro sito www.larassegnastampa.com. Lì sì, ci sarà sì, giornalismo tutto improntato sulla satira, sulla provocazione. I bambini accompagnati dai genitori, ovviamente, perché lì è il nostro momento, il nostro sfogo, perdonateci, ma lì ci andiamo pesanti, mentre qui siamo abbastanza, diciamo così, controllati. Sì. Passiamo contenuti subito alle notizie, caro professore, sì, perché sì, andiamo sì, di fretta. Cuba riappare dopo mesi, la sagoma di Fidel Castro. Io stavo pensando alla salma, la sagoma. Lui si appare in pubblico sì, e dice sì, a sì, tutti gli avvoltoi, alle cucurre, ai menagrami, ne sa lacrima, a tutti quelli che portano sera, ma anche a tutti gli anticomunisti. E cosa gli ha fatto, caro Fidel Castro, affacciato al balcone? Sì, sì. Sficcasla, come si dice, bene, come dice vero, Dante. Vero. Voi vi parate sfiga, io sono vivo e vegeto e ve lo dimostro subito. Ha preso e messo a ballare il tip-tap nel balcone. Che bello. Quindi Fidel Castro, re di vivo, con tanto di giornali in mano, lo vediamo in questa immagine. Grecia, scosse di terremoto, l'isola di Creta trema, non si registrano danni alle abitazioni, ci manca solo questo. Così la Grecia ha. Beh, la Grecia è veramente messa male, ma anche questo evento naturale non ci vuole. Non l'aiuta di certo, quindi facciamo, incrociamo le dita, come dice Fidel Castro, niente problemi in Grecia, no, niente ulteriori problemi in Grecia. Sì, sì. Ricordiamo anche la notizia che le Pussy Riot, allontanate da Mosca, separate tra di loro perché una si è rimangiata le cose, le dichiarazioni rese. Sì, tanto che poi una è stata, come posso dire, graziata, graziata, diciamo, mentre le altre, che sono riottosi e irriducibili, continuano a rimanere in carcere. Primo servizio di questa puntata del TG Tour, caro professor Pini, sì, venerdì voi vi siete fatti sorprendere, lei e Polastri dove? Nel giardino, sì, retrostante, i chioschetti di Cadozzoni al Poetto. Eh beh, il famoso cavoluccio marino, cari esatto, ragazzi, chi di voi non è andato al cavoluccio marino per mangiarsi un sano? Un sano panino, io sono cresciuto a panini e Cadozzoni, è caro vero, professor. È vero. Ciao e voi, ecco, Fuster, che mi indibessi anche tesori in casa. Beh, io ci metto anche le cipolle, la maionese, esatto, ma anche la birra Ichinusa. Siamo andati a sentire certamente un voi po' le... Non immaginate quante notti trascorse nello zerbino, perché mia moglie non mi faceva entrare per via degli effluvi della cipolla. Dai, per una volta, dai, una volta al mese, cari ragazzi, andate. Abbiamo sentito sì, gli operatori commerciali di questo particolare sì, settore economico che occupa 60 sì, dipendenti, sì, ci confermano che nel bene o nel male sono allarmati. Sono allarmati perché nel bene o nel male nell'arco di 40 anni hanno fatto economia. Oggi c'è il rischio che la piazza cambi per decisioni prese dal comune e che vengono sloggiati, allontanati. Loro dicono: occupatevi più della piazza retrostante che sta cadendo a pezzi, dove ci sono piante meravigliose di aloe. Sì, ma c'è anche mena aliga. Aliga, e poi vedrete nelle immagini che ci sono anche certi tortini ben confezionati di escrementi, insomma, umani. C'è una Cagliari in civile e noi vi diamo subito il nostro servizio. Il TG Tour vi porterà adesso ad approfondire un argomento di stretta attualità legato al cavalluccio marino. Quello che era un vecchio parco sta diventando oramai una grande latrina pubblica. Le immagini che vedrete a breve vi dimostreranno che questo sito, dimenticato dalla maggior parte dei cagliaritani, viene utilizzato da altrettanti cagliaritani come grande bagno pubblico. Cartacce, siringhe, anche oggetti di origine non identificata, in particolar modo... Signora, buonasera, contenti per questa opera di valorizzazione del cavalluccio marino? No, per niente. Per niente, perché avete visto tutto quello che ci circonda e in che condizioni siamo. Ascolti, quante persone lavorano qui? Qui abbiamo 10 dipendenti. Il vostro... Questo chiosco. Insomma, solo il vostro servizio e tutta la zona invece? Siamo lì, la media, chi più chi meno, abbiamo tutti questi 6 chioschi, chi più quei dipendenti. Facciamo un calcolo, una decina, 6 chioschi, circa 60 cittadini cagliaritani che appunto possono produrre un proprio reddito nell'ambito di questo lavoro. Sì, all'incirca così. Beh, certamente qui siamo in un giardino, è molto bello perché io mi ricordo da piccolo, i miei genitori mi importavano, anche perché siamo adiacenti al Poetto,
adiacente certamente in questo quartiere che poi si è espanso subito dopo la seconda guerra mondiale, che vi voglio ricordare che era l'ex Ausonia, si ricordano le famose casermette così. Poi cosa è successo? È successo che certamente questa città è cresciuta ed è cresciuto anche il nostro poeta. Questo era il famoso Cavalluccio Marina, dove i nostri genitori ci portavano, perché era poi il luogo anche di divertimento di tutti i bambini di Cagliari e del circondario. Però, da Piazza San Michele arrivava perfino un trenino, no? Un trenino, sì. Io mi ricordo certamente il mio papà che mi portava con tanto di Vespone Gran Turismo qui al mare, però poi anche la dimensione era giocosa, gioiosa, perché poi c'era certamente le dune di sabbia, perciò siamo in quello che era un po' il poeta della nostra Cagliari, ma poi anche il Cavalluccio Marino. Adesso certamente è diventato una discarica pubblica e qui siamo circondati dalle aloe. Le aloe sono importantissime perché insomma hanno riconosciuto un po' a livello proprio di trattamento terapeutico, a livello proprio di salute, viene utilizzata tantissimo e tante persone vengono o venivano qui a prendersi la loro foglia di aloe. Ma non avviene un'irrorazione, non c'è acqua, quelle, se non sbaglio, no, sono rinsecchite, però tenete conto che qui non passa neppure uno spazzino. Io mi sono fatto un po' un giro, ecco, è rimasta la scopa dello spazzino. Lo spazzino qui non arriva, perciò viene utilizzata durante la notte da tutti quelli che non trovano un bagno pubblico, e ne abbiamo trovato anche, come posso dire, i famosi resti, deiezioni, insomma, escrementi di tutti i generi. Lo spazzino, se passa, passa in maniera molto veloce, con tanto di apigedda, quelle che adesso devono vendere al pubblico per la modica somma di 100 euro, chi può se la compri, perché è veramente un pezzo raro. Però questa è una zona abbandonata dove poi tossici, ragazzi poi di straforo che ritornano dalla discoteca, si mangiano il panino. Anche i ragazzi del rito del panino, prendere il panino da quello che viene chiamato il cadozzone. Il cadozzone, ecco, qui siamo nella zona il cadozzone, perché poi i ragazzi insomma bevono anche troppa birra e chinuse, noi abbiamo visto anche... Quindi viene la voglia di fare la pipì, no, e quindi questo è diventato, lo dicevamo, una latrina. Una latrina, ecco, i romani direbbero la famosa cloaca massima. Perciò... In conclusione, cosa ci vorrebbe per valorizzare il Cavalluccio Marino? Secondo te è una spesa così incredibile anche per valorizzare queste piante? Pochissimo, vabbè, certamente l'aloe non ha nessun bisogno, però occorrerebbe certamente che si ritorni al vecchio splendore. Io, insomma, basterebbe pochissimo, anche perché vedo che la scalinata un po' cede, un po' di cemento così. Beh, in questo sentiero ci passa, sopra al cemento sono cresciute le erbe spontanee. Non passa neppure un giardiniere. Ecco, quelli che noi vediamo in giro per le strade di Cagliari con tanto di despugliatore, basterebbe un giardiniere che ci sia, e io me lo ricordo, prima c'era proprio il giardiniere che qui era veramente impegnato. Cioè il giardiniere e lo spazzino così, adesso passano in maniera rapida, veloce. Cioè, sarebbe anche un buon biglietto da visita per i locali commerciali che sorgono qua attorno. Sì, ecco, avere una piazza e un luogo pubblico così valorizzato. Sarebbe anche perché poi le famiglie, adesso le famiglie non ci sono, non ci vengono più perché lo vedono abbandonato, triste, sporco così. Ecco, poi voglio ricordare il biglietto da visita di questa pizzeria, ristorante, che vari anni fa è successo veramente un fatto increscioso, in quanto poi hanno ucciso una persona. Non so, sistemarci un po' meglio, noi non pretendiamo tanto, però se ci guardate tutti chiusi non siamo molto bellini così, messi, valorizzati meglio, con tavolini, un po' sistemati meglio. I cagliaritani sono affezionati al vostro panino? Sì, tantissimo, infatti non ci possiamo lamentare più del tanto, siamo conosciuti ormai da anni, cosa devo dire? Non ci possiamo... Senta, il termine cadozzoni da cosa deriva? No, deriva dal chiosco. Il senso del chiosco, perché prima non si mangiava in queste strutture, si mangiava tutti a casa e quindi la gente rimaneva un po' così. Oggi è un business. In conclusione, per chiudere questo servizio giornalistico, vi raccontiamo anche un'altra cosa. Un consigliere comunale, Claudio Cugusi, ha appena depositato nei banchi del Consiglio Comunale di Cagliari una interrogazione. Nel dispositivo del testo, nelle immagini che scorrono, potete leggere che è stata perfino rubata la nuova fontana, cioè il dispositivo collegato appunto con la possibilità di poter ricevere l'energia solare collegata ad un lampione, ed il tutto è stato portato via da mani anonime. Quindi l'auspicio è che il Comune di Cagliari, reperendo le risorse con la volontà politica e amministrativa, possa porre fine una volta per tutte a questo piccolo grande inferno metropolitano. Grazie per averci seguito.
di rientro. Pini, qualche altra notizia e poi corriamo subito all'altro servizio. Giordana Bergamo scivola durante la caccia, dal fucile parte un colpo, muore lo zio, cioè praticamente ucciso da un colpo di fucile è partito accidentalmente. Si sono sparate a vicenda. La famosa caccia grossa, ecco, ricordatevi di non frequentare in queste domeniche a Monte Arcosu, così o da altre zone, perché lì si spara e qualche volta succede che... Magari poi andate a cercare i funghi, a fare una passeggiata col bambino e vi sentite una fucilata nella schiena. Perciò evitate. Andiamo avanti, tragedia sulla strada per Disneyland. In un incidente muore un bambino di 7 anni, purtroppo un bambino di 7 anni, Vittorio Boschi di Lucca, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno a Parigi, dove c'è Disneyland, quindi la festa si è trasformata in una tragedia. Mentre vediamo a Cabras cosa succede ai poveri fenicotteri uccisi e rinchiusi in dei sacchi di plastica. Ecco qua l'immagine dei fenicotteri di Cabras. Ecco qua, insomma, deplorevole immagine di queste bestiole che non cercano nessuno. Tenete conto che anche lì ci sono dei cacciatori che sparano. E insomma fanno danni e su danni. Ricordiamo il prossimo servizio, la nostra Claudia Sava che intervista questo grande musicista chitarrista Roberto Ionta e noi ve lo diamo veramente con piacere. Vi ricordo anche che Roberto Ionta, oltre che essere un grande chitarrista, è anche caporeparto al Microcitemico d'Italia, quindi persona impegnata sia dal punto di vista artistico che umano, insomma il suo mestiere lo fa molto ma molto col cuore. Roberto Ionta, à voix. Ho il piacere di avere qui alla mia destra Roberto Ionta, artista ma non solo. Ciao Roberto. Ciao, ciao Claudia. Scopriremo piano piano le cose che fai. Intanto iniziamo a dire che tu dall'età di 8 anni sei stato scritturato dall'ente lirico. È vero, partecipai a una selezione per un posto nel coro delle voci bianche, nella loro Teatro Massimo. Feci due opere, La Carmen e La Bohème, una esperienza che mi ha segnato decisamente la vita come musicista. Poi invece a 11 anni scopri la passione per la chitarra. Sì, quella è stata proprio un colpo di fulmine, perché grazie a un mio compagno di classe delle medie che suonava mi fece scoprire la chitarra e da allora non l'ho più abbandonata. Tu ballavi anche? Sì, ho danzato, ho fatto diversi anni danza classica e moderna, è stata anche quella un'esperienza decisamente bella, molto formativa anche quella. Però la tua passione più grande comunque è stata ed è tuttora la chitarra. Sì, è una passione che mi accompagna dall'età di 8 anni e che tuttora vivo con estremo interesse e piacere. Quando suoni, io ho notato che diventi tutt'uno con la chitarra, ma cosa senti in quel momento? Non è facile da descrivere, perché di fatto sono emozioni molto molto personali, però la sento un po' come facente parte del mio corpo, vibra con me, ed è una sensazione inebriante, sì, potrei definirla così. Attualmente quali sono le tue band? Suoni in più di una, giusto? Sì, sono in diverse band, io amo tutta la musica, anche se poi sono un rockettaro nell'animo, e attualmente ho una band di pop, rock, Statale 131, con cui facciamo molte piazze, molte feste. Poi ho una band di jazz, acustico ed elettrico, e infine una band tribute dei Deep Purple, si chiama Agway Stars, suono con dei carissimi amici ed è un progetto molto molto interessante. Trovi penalizzante vivere in Sardegna? Ma dipende, sicuramente la Sardegna non offre tutte le possibilità come per esempio una città come Milano, Firenze, Bologna. D'altra parte il clima della Sardegna è così bello che poi è difficile abbandonarlo. Quindi ne vale la pena? Ma assolutamente sì. Sembrerebbe che tu viva in una realtà colorata, fatta di gente allegra, e invece c'è un contrasto. Ti occupi anche di un'altra realtà che allegra non è. Sì, è vero, perché la mia professione è quella di biologo, io sono un dirigente biologo e lavoro presso un reparto di oncoematologia pediatrica all'ospedale Microcitemico di Cagliari, e come puoi ben capire
insomma, è un reparto dove ci sono bambini che soffrono parecchio. Io lavoro in un laboratorio di analisi e quindi faccio le analisi per questi bimbi, insomma, non sono tanto fortunati, per cui in effetti ogni giorno vivo delle realtà che non sono proprio il massimo della felicità. Riesce a conciliare comunque queste due cose? Chi lavora come me in questo campo deve per forza mostrare il meglio di sé, non ti puoi far abbattere da certe circostanze che farebbero abbattere chiunque, insomma. Io lavoro lì, quindi devo per forza reagire. Riesco a viverla abbastanza bene perché lo sento come un dovere. Tu hai avuto una grande idea, hai organizzato un evento per i bambini ricoverati appunto nel reparto. Sì, devo dire, devo precisare che non l'ho organizzato da solo, ma insieme a una mia cara amica, si chiama Antonella Azzori. Abbiamo organizzato un evento a favore dei bambini ricoverati. Abbiamo cercato di recuperare dei fondi per mettere sulla pet therapy, ed è la prima esperienza a Cagliari. Praticamente significa mettere a contatto con i bambini ricoverati degli animali domestici. Si è visto da ricerche e poi da esperienze in tutto il mondo che la presenza degli animali domestici come un cane e un gatto opportunamente addestrati rende le terapie e le sofferenze di questi bambini sicuramente più lievi, gli aiuta moltissimo. Abbiamo organizzato a febbraio questo evento che ha avuto un successo straordinario, proprio molto, molto più di quanto noi potessimo ottimisticamente pensare. Abbiamo anche recuperato una cifra notevole e il progetto è già iniziato, bellissimo. Concludendo, vorrei chiederti se hai anche altri progetti riguardo invece alla tua carriera musicale. Ma per il momento ce ne sono talmente tanti in essere che aggiungerne altri sarebbe un disastro col mio tempo. Cerco di portare avanti quelli che ho col massimo impegno e professionalità. Per me la musica è passione, è gioia, ma è anche molto, ma molto impegno. Grazie Roberto. Grazie a te. Restituiamo la linea al TG2. Ciao a tutti, grazie. Vi ricordiamo ancora una volta, perché ne abbiamo bisogno in quanto siamo ormai al varo, sì, che sì. www.larassegnastampa.com riapre, sì, per voi, per la gioia di quanti ci amano. Sì. Ma lo diciamo, cosa devono fare i nostri gentili telespettatori? Cliccare, pulsare. Innanzitutto entrare nel sito, visitarlo, iscriversi se si vogliono iscrivere, altrimenti nei gruppi che si trovano su Facebook, su Twitter. La Rassegna Stampa è un network di fantagiornalismo e satira politica e di ogni genere. Scusateci se lì noi ci diamo veramente dentro, quindi bambini accompagnati dai genitori, vi dedichiamo un vecchio prodotto della Rassegna Stampa. Guardiamolo, guardiamo, guardiamo, guardiamo Rassegna Stampa, ragazzi. Marisol, ciao a tutti, il nostro bellissimo Romolino Postiglioni. Ciao ragazzi. A me non mi presentare Tony Perquero. Tony Perquero. Perfetto ragazzi, questa puntata va di fretta perché abbiamo bisogno di tutto il tempo per lanciare la serata d'autunno di Lucio Tunis. Quest'anno c'era, ma sembra fine così, belli, pili. Oh, allora ragazzi, vi diamo appuntamento a domani, senza mai dimenticare il contatto alla rassegnastampa.com, il nostro giornale satirico che ha riaperto i battenti, soprattutto dietro la spinta di tutti i nostri fans che ci hanno. Sì. A me non mi capitava altro che sono grandissimi. Entrava al bar, dice: ma quando l'hai rifatta la rassegna Stampa? Sì, sì. Ecco, ma io voglio farvi vedere anche l'ultima pubblicazione di Jenny Pierce. Favoloso, che è proprio un libro sulla rassegna. A spasso con la rassegna Stampa. A spasso con la rassegna Stampa di Jenny Pierce. Compriamolo. Dove si vende? Non si uscirà ancora. Vabbè, non si sa, perché Jenny Pierce è un misterioso. Fantastico. A domani.